L'avvenimento straordinario del 1320 nell'interpretazione degli artisti e degli scrittori è stato forse arricchito di particolari, ma non è stato alterato nella sostanza, perché la sostanza è sempre la stessa, come tutti noi ben sappiamo, e cioè la condizione dell'uomo di sempre, tentato di chiudersi in se stesso, di pensare all'interesse individuale, ovvero di parte, che è la causa dei mali che deprimono le relazioni umane e sociali. Cari concittadini, l'invito andate alla Trinità, rivolto dai nostri padri e perpetuato nei secoli dai padri agostiniani, ritorna ancora una volta d'attualità. Ci affidiamo pertanto con fiducia alla Madre di Dio. In te noi confidiamo e a te ci consacriamo. Sii presente in ogni casa ad ispirare l'amore fedele degli sposi, il rispetto per la vita, la gioia santa degli affetti familiari. Comincia la cerimonia, via. Andiamo. Ai tuoi piedi.